L'evento più atteso dell'anno, l'uscita della classifica The World 50 Best Restaurant, che si è svolto il 20 giugno a Valencia, non solo incorona il miglior ristorante del mondo, ma fa cambiare notevolmente la geografia della ristorazione, dando vita a un nuovo concetto di ristorazione mondiale. Vediamo in dettaglio che cosa è successo. Ciao, sono Giacomo Pini, fondatore e CEO di GP Studios. E oggi vorrei condividere con voi un'analisi rispetto a quello che è uno dei più importanti eventi annuali della ristorazione, l'uscita della classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, la World Best 50 Restaurant. Premetto naturalmente che io sono un grande fan della 50 Best, un'idea così semplice quanto efficace, quella di fare una classifica da 1 a 50 senza generalizzare quelle stelle da 1 a 3, chi le prende ed è uguale ai suoi pari. Perché non è affatto così. Ci sono stellati, a parità di stelle, con differenze sostanziali e discrepanze importanti. A parer mio, parliamo proprio del più grande progetto di marketing nel mondo dell'enogastronomia mai esistito. Eppure ci sono diverse distonie che possono saltare all'occhio se ci mettiamo ad analizzare nel dettaglio i locali ben posizionati, quelli più quotati. Vediamolo scorrendo la classifica e proviamo a tracciare una panoramica di quelli che sono i connotati della nuova ristorazione mondiale, della nuova geografia, diciamo così, rispetto a quanto è accaduto nella ristorazione negli ultimi anni. Partiamo dal primo punto, la posizione numero uno, la vittoria del Central di Lima, che possiamo definire un ristorante di lusso contemporaneo, avanguardista, ma fortemente rispettoso della tradizione della sua radice e della sua terra. E questo ci fa ben capire come il fine dining non sia morto, ma semplicemente evoluto nella sua formula, da classico a contemporaneo. Non solo nei piatti, quelli naturalmente rimangono delle opere d'arte, ma nel servizio, nell'ambientazione, nella location dove si trovano. Ma non è solo il contesto interno al locale ad aver compiuto un'evoluzione così importante, anche la geolocalizzazione fisica dei locali, quindi proprio il posizionamento fisico che ha macinato chilometri su chilometri ed è arrivato dall'altra parte del mondo, una parte del mondo dove ci sono due elementi fondamentali. Il primo, pochi ricchi ma con tanti tanti soldi, e il secondo, costo del lavoro molto basso. Se poi lo consideriamo all'Italia, potremmo persino dire ridicolo. Questo è il grande tema. Se prendiamo ad esempio le prime 15 posizioni, troviamo queste location: Bangkok, Città del Messico, San Paolo, Dubai, Singapore. Questa è una conferma importante che c'è un nuovo mondo per il fine dining e che la grande scuola italo-francese purtroppo è in declino. Solo due ristoranti, infatti, si sono posizionati per i francesi nei primi 50 e soprattutto da metà classifica a scendere. La domanda da porsi quindi è questa: ma qual è l'impatto di questo nuovo scenario? Queste nuove, tra virgolette, destinazioni culinarie di pregio sfrutteranno la notorietà, diventeranno luoghi attrattivi per i food lovers? E per diventare il perno di un turismo enogastronomico cosa dovranno fare? Certamente la città che ha capito prima di tutti questa strada è Dubai, che della sicurezza ne ha fatto un pilastro, quindi il primo punto è andare in luoghi sicuri. Il secondo, come asset turistico, il puntamento delle alte ristorazioni, quindi come dire, qui ci sono già piazzamenti importanti nella classifica, c'è un undicesimo posto assoluto con Entresin Studio, ma è già da tempo che si sta lavorando anche con altri outlet di chef molto famosi: Bottura, Nicoro Mito, Easton Blumenthal, Nobu, Acurio. Solo per citarne alcuni sono già tutti presenti a Dubai. E anche la Michelin ha fatto la sua apparizione dispensando un po' di stelle, no? Quindi, insomma, questo è un po' lo scenario. Ma torniamo nuovamente alla 50 Best. Focalizziamoci ora su casa nostra. L'analisi è questa: se la Francia è stata letteralmente spazzata via, l'Italia arretra, mentre invece la Spagna vince. Non solo regge benissimo, ma conferma di essere un hub tra i più importanti a livello mondiale di innovazione, sperimentazione, con grandi conferme e soprattutto un piazzamento importantissimo. Seconda, terza e quarta posizione, con altrettanti importantissimi ristoranti e tra l'altro molto diversi da loro. Questo è il vero dato interessante. Partiamo con Disfrutar, con il supremo Oriol Castro, con un secondo posto meritatissimo. Diverso di Madrid, al terzo posto, alla faccia di chi blaterava che Denis Muñoz era finito.
Este Bari al quarto posto, una grandissima conferma, un gigante della cucina. Ecco, questo è quello che sta succedendo. In Italia, il Lido 84 porta alta la nostra bandiera nei primi 10, con un settimo posto tutto guadagnato. Riccardo Camanini è uno chef zen, come lo definiscono il nuovo corso dei giovani, ma la sua grinta la racconta nei suoi piatti. E qua faccio un commento un po' provocatorio: se la Michelin non ha ancora capito, peggio per loro. Attualmente ha una stella, ma sembra quasi scontata la seconda. Lo vedremo il 14 novembre, insomma, quando ci sarà la Michelin Italia. Quindi stiamo a vedere, ma noi crediamo molto, insomma, che il suo posizionamento sia correttissimo. Per i suoi colleghi però non è andata invece così bene. Uliassi e Alaimo perdono posizioni. Ora, è vero che l'importante è esserci, ma è chiaro che avrebbero preferito salire e non scendere. Personalmente ritengo che rimangano due enormi e stupendi tristellati. Io adoro Uliassi quando aveva 0 stelle, 1, 2, 3. Rimane a mio parere un grandissimo cuoco concreto e che sa cucinare, ma questo sale e scendi un po' ci fa pensare, e qui devo dire che le discrepanze sono parecchie. Proviamo ad analizzarle, questo è un po' il vero punto. Com'è possibile che un Alaimo nel 2022, e tutti ricordiamo l'emozionante serata a Londra, magistralmente condotta addirittura da Stanley Tucci, che ha visto Alaimo salire dalla 26esima posizione alla posizione numero 10, in un anno perde 31 posizioni, arriva al 41, ma cosa può succedere per una simile disfatta? Sappiamo tutti che a quel livello di cucina la perfezione è di casa. Un dato come questo è come dire che in Romagna la Casa delle Erbe Milano Marittima, che da sempre è focalizzato sui primi piatti fatti in casa con le sfogline, decide di usare all'improvviso i piatti pronti gelo, ottimi peraltro, ma fuori contesto in questo caso. 31 posizioni per un ristorante di quel livello, qualcosa non mi convince. Vogliamo parlare di Alain Passard, uno dei miei preferiti, 3 stelle Michelin da oltre 20 anni, un locale super posizionato a Parigi nella 50 Best, sta da sempre tra l'8ª e la 12ª e ora lo ritroviamo a 62, 54 posizioni in meno. Scusate, ma a quel livello per perdere 50 posizioni in menù devi aver messo un panino ripieno di merda, altrimenti non si spiega. Andoni, il Mugarist, è uno dei più grandi locali. Andoni, uno dei preferiti di Ferrano, un innovatore, un ragazzo prodigio, un ristorante bellissimo da tutti i punti di vista, cioè dire fantastico, al 7º posto per un sacco di tempo, ora passa al 31esimo. Per fortuna quest'anno è stato riconosciuto l'Icon Award, più che meritato. Queste sono le discrepanze sulle quali dovremmo ragionare. Dai piani alti ci dicono che un ristorante in un anno può davvero cambiare così tanto, sia in meglio che in peggio. E questo è vero, noi in GP Studios facciamo questo di mestiere, trasformiamo ristoranti in case di successo. Ma questo principio dovrebbe valere anche per il best of the best. In pratica, se hai vinto diverse volte, vai fuori classifica, cristallizzi un po' come al museo nel tempo e vai nell'Olimpo. Questo va bene per chi non c'è più, il Bulli, il Noma, che hanno chiuso, ma non può valere per quelle attività che sono ancora aperte. Se sei il migliore un anno, devi provare che lo sei ancora anche l'anno dopo, altrimenti ha tutto poco senso. Ma qui arriva il marketing. Ora, immaginate la forza dei numeri. Vi parlo del Sorna di Bangkok, uno spettacolare ristorante concettuale. Non vi dico per avere il tavolo la sera dei miei 50 anni che delirio, ma questa è un'altra storia. Secondo posto Best Asia, ora passa sul 2023 al 9º posto sempre Best Asia, ma entra nella 50 alla posizione numero 56. Per il posto in cui si trova fisicamente, questo vale un sacco di soldi, e lo stesso per tutti i suoi colleghi di Singapore, Messico, Colombia. E questa è la strategia del World 50 Best Restaurant. Il sale e scendi muove fiumi di denaro per tutto il sistema. Grande operazione di marketing. Ok, siamo arrivati alla fine di questo escursus sulla classifica dei 50 migliori al mondo. Il suggerimento che mi sento ora di darvi è questo. Pensate da uomini liberi. Le guide vanno bene ma non sono orcolato, le fanno uomini che rispondono a uomini che sono pagati da altri uomini. Assaggiate, provate, sperimentate, portate a casa tutti gli spunti, ma poi lavorate sul vostro locale, traete ispirazione, perché qui puntiamo all'eccellenza, ma non dimenticate mai dell'obiettivo. Siete voi i fautori del futuro delle vostre attività, e se il mercato è duro con chi è tra il top dei top, figuriamoci quanto possa risultare minaccioso per tutti gli altri.
Basta sapere applicare metodo, approccio strategico e a volte basta una soluzione immediata per farlo. Questo è il consiglio che mi sento di darti. Per ora ci fermiamo qua. Se vuoi approfondire questo ultimo passaggio, ti lascio un link qua sotto. Mentre se vuoi parlare direttamente con me, puoi contattarmi direttamente utilizzando l'apposita sezione sul nostro sito www.gpstudios.it per prenotare una call personalizzata e naturalmente gratuita. Grazie per avermi seguito, a presto!